relazioni tra raggi e sistemi di trasporto. Progetto Alta Velocità in provincia di Salerno. Da settembre l'ipotesi di RFI è al centro di un infuocato dibattito. Gli interventi previsti non soddisfano Salerno, il Cilento e il Vallo di Diano, o meglio quest'ultimo attraverso la comunità montana ha detto sì all'attraversamento del suo territorio dei binari per i treni veloci, a condizione che venga prevista una sosta che al momento non compare nel tracciato ipotizzato. Negli ultimi giorni si sono alternate una serie di delibere che di fatto dividono i territori. Ora tutti sono in attesa di capire cosa sarà stabilito dal tavolo tecnico che dovrebbe essere istituito per comprendere esattamente cosa prevede il progetto, costi e benefici, e poi stabilire la migliore soluzione per i territori e per i bisogni del nostro Paese. Si tratta di un'opera strategica per l'Italia ma anche per l'Europa. Una questione davvero delicata che il consigliere regionale Cascone, il presidente della provincia astrianese e il deputato Piero De Luca hanno affrontato con i sindaci dei comuni interessati in un incontro tenuto venerdì pomeriggio a Salerno presso la sede della provincia. I temi sono tanti, uno dei temi è Salerno città, ma io direi meglio la tratta Salerno-Battipaglia, perché ovviamente collegata alla scelta di Salerno ci sta la tematica di dare centralità a Battipaglia come punto di inizio dell'alta velocità, così come era nel progetto di 10 anni fa. E poi ci sono tutta una serie di temi a corredo, che parliamo della fermata dell'Agro, della fermata della Valle di Diano, della fermata del Cilento, della fermata della Valle dell'Inno, di cui anche si è parlato. Insomma, ci sono tante discussioni ancora da mettere in campo. Io, ripeto, ho provato a rappresentarlo. Siamo in una fase ancora prematura, perché questo progetto non è mai stato trasferito al MEF, al MIT, chiedo scusa, e come sapete RFI ha l'obbligo di fare più previsioni, di tracciato. E poi sul rapporto costi-benefici, così come si fanno scelte per opere di questo tipo, bisognerà scegliere qual è il tracciato e il percorso migliore. Io ho detto chiaramente che noi abbiamo bisogno di treni che si fermano e partono dalle nostre stazioni, non di treni che li vediamo soltanto passare. Quindi confrontiamoci, facciamo delle scelte oculate, serie, concrete per il territorio. L'alta velocità nel progetto già è previsto che passa per il Vallo di Diano, però noi puntiamo fortemente al ripristino della Sicignana Lago Negro, cioè noi vogliamo raggiungere il capoluogo in 40-45 minuti e in sicurezza. Penso che in questo finanziamento potrebbe rientrare, che poi passa all'alta velocità va bene lo stesso. Mobilità sostenibile vuol dire che ci deve essere un'altra fermata almeno della tratta Salerno-Reggio Calabria a sud di Salerno e poi un sistema integrato che rafforzi comunque l'attuale alta velocità che arriva fino a Sapri, soprattutto quella nel periodo estivo, per cui faremo il massimo per difendere il nostro territorio.